Ciao a tutti, oggi vi facciamo vedere come pulire e allungare la vita alla nostra lavatrice, partendo dal presupposto che questo metodo che vi facciamo vedere va bene anche per la lavastoviglie. Allora, innanzitutto recuperiamo l'acqua che abbiamo nella nostra asciugatrice, perché come tutti sappiamo, l'acqua che c'è in asciugatrice dopo che ha asciugato i nostri panni diventa un'acqua demineralizzata. Allora, i procedimenti da fare sono bicarbonato di sodio, che ne metteremo due cucchiaini, uno e due, e semplicemente l'acqua che abbiamo recuperato dalla nostra asciugatrice. Noi facciamo circa 1 litro. Dopodiché abbiamo inzuppato una spugna da cucina tutta d'aceto e la andiamo a mettere nel nostro cestello. Prendiamo l'acqua mischiato con il percarbonato di sodio, perché il percarbonato di sodio, quando viene a contatto con l'acqua, soprattutto calda, sprigiona ossigeno attivo. Dopo averlo mischiato per bene, andiamo in lavatrice. Considerate che dovete fare un programma almeno di 60 gradi. Se lo fate da 90 è ancora meglio, soprattutto per quelle parti tipo la gomma, l'acciaio, che rimane sempre sporco nel tempo perché ci sono dei residui. Quindi cosa facciamo? Ne mettiamo un po' buttata qua, così chiudiamo. Io faccio igiene 60 gradi, ma la mia lavatrice può anche aumentare fino a 90 gradi, ma va bene 60 gradi. Quella che ho in più la mettiamo nei vari buchi del cestello, uno, due e qua dove c'è anche l'aceto. La spegniamo e la facciamo andare. Ci vediamo dopo. Adesso la lavatrice ha finito, la stessa spugna che avevamo all'interno della vaschetta la usiamo per dargli un'ulteriore pulita, soprattutto dove c'è la gomma. Dario, riprendi che la gomma è completamente pulita, non c'è neanche un residuo di nero. Guardate anche qua, e non so se rende tutto come brilla la lavatrice. Questo è un anticalcare molto naturale, spendendo pochi soldi, e allunghiamo la vita alla nostra lavatrice. Lo possiamo fare anche per la lavastoviglie. Quindi percarbonato di sodio, acqua recuperata dall'asciugatrice e la spugna imbevuta di aceto. Ciao, alla prossima!